Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme una stellina di Natale segnalibro, che può essere però utilizzata anche singolarmente come accessorio e decorazione. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare la campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine Facebook, Instagram e TikTok, dove cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere i prossimi progetti. Se il video vi piace, lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzeremo cotone fiocco rosso, verde e giallo. Lo lavoreremo con uncinetto numero 3 e poi avremo bisogno un paio di forbici. Prendiamo il cotone giallo e l'uncinetto e facciamo un cerchio magico. Entriamo con l'uncinetto, ci prendiamo il filo all'interno, facciamo una catenella. In questo cerchio magico dobbiamo lavorare 16 mezze maglie alte. 1, 2, 3, 4, in tutto 16. Lavorate le nostre maglie, stringiamo, quindi tiriamo la codina del cerchio e stringiamo il tutto. Rientriamo e ci chiudiamo nella prima maglia. Con maglia bassissima, catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo. Stringiamo il tutto e abbiamo fatto la parte centrale. Sistemiamo la codina così, quindi allineata alla lavorazione che ora faremo. Ci agganciamo alla maglia successiva così. Prendiamo il rosso, lasciamo un po' di codina così ce la lavoriamo e lo prendiamo all'interno della maglia. Facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa. Tiriamo la codina del rosso, così stringiamo il punto che abbiamo appena fatto e lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nel punto successivo e qui le due codine ce le lavoriamo con una maglia bassa. Quindi nel punto successivo realizziamo una maglia bassa. Nel punto seguente un'altra maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 nel punto successivo, maglia bassa. Come avete visto, ci stiamo lavorando anche le codine, così poi le tagliamo. Continuiamo nel punto seguente con una maglia bassa e 5 catenelle. Qui abbiamo già comunque lavorato un pezzetto di codine e le possiamo tagliare, così non ci danno fastidio. E continuiamo questa lavorazione. Punto seguente, maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa, 5 catenelle, maglia bassa. In tutto dobbiamo ottenere di questi archetti ne dobbiamo ottenere 8. Sono arrivata all'ultimo archetto, mi chiudo nell'ultimo punto, sempre facendo una maglia bassa. E con maglia bassissima mi chiudo nel primo punto basso.
Guardate, abbiamo terminato i nostri 8 archetti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora iniziamo la lavorazione dei petali. Filo sull'uncinetto. Entriamo direttamente nel primo archetto, facendo la prima maglia alta, ma in tutto ne dobbiamo fare 6. Quindi la prima l'ho fatta, la seconda, la terza, 4, 5 e 6. 2 catenelle. Entriamo qui dove c'è, abbiamo generato le 2 catenelle così e facciamo una maglia bassissima, facciamo passare nelle asoline. Di nuovo dall'altra parte lavoriamo 6 maglie alte. 2, 3, 4, 5 e 6. E abbiamo terminato il primo petalo. Filo sull'uncinetto. Entriamo direttamente nel primo archetto, facendo la prima maglia alta, ma in tutto ne dobbiamo fare 6. Quindi la prima l'ho fatta, la seconda, la terza, 4, 5 e 6. 2 catenelle. Entriamo qui dove c'è, abbiamo generato le 2 catenelle così e facciamo una maglia bassissima, facciamo passare nelle asoline. Di nuovo dall'altra parte lavoriamo 6 maglie alte. 2, 3, 4, 5 e 6. E abbiamo terminato il primo petalo. Ci agganciamo, guardate, in questa maglia bassa proprio di questo petalo, prendendola entriamo da sotto, usciamo da qui, quindi da sopra, e facciamo una maglia bassissima, facciamo passare la maglia. Da questo punto dove ci ritroviamo, prendiamo il filo e cominciamo direttamente a lavorare l'altro petalo. Quindi 6 maglie alte, 2, 3, 4, 5 e 6. Due catenelle, entriamo sempre qui alla base delle 2 catenelle, facciamo la maglia bassissima e di nuovo 6 maglie alte. 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo qui nella prima maglia bassa, sempre del petalo lavorato. Entriamo, prendiamo il filo e ci chiudiamo con maglia bassissima. Abbiamo ottenuto il secondo petalo. Prendiamo il filo sull'uncinetto e ci lavoriamo allo stesso modo tutti gli altri petali. Arrivati all'ultimo petalo lavorato, ci chiudiamo nella prima maglia bassa, quindi qui proprio del petalo stesso, con maglia bassissima. Tiriamo il filo
e abbiamo terminato la lavorazione del fiore. Ora lo sistemiamo, lo appoggiamo e sistemiamo i petali che lavorandoli così risulteranno in 3D. Guardate. E questo è il risultato della nostra stellina di Natale. Ora possiamo tagliare il filo. Quindi tagliamo il filo, facciamo entrare la codina nella solina e stringiamo. Allora, questo si può utilizzare, potete anche a posto di tagliare il filo, fare un cappietto e utilizzarle per appenderle all'albero oppure per le vostre decorazioni in casa. Possiamo fare anche dei simpatici portachiavi oppure fare delle decorazioni. Io, ad esempio, già ho in mente di utilizzare questa stellina di Natale per un progetto natalizio. Ora però siamo pronti per fare il gambo e quindi realizzare un segnalibro. Prendiamo il verde e ci agganciamo. Guardate, qui abbiamo fatto la maglia e l'abbiamo presa rialzata. Ci agganciamo qui nella parte sotto, proprio dentro questa maglia. Prendiamo il verde, ce lo portiamo all'interno, facciamo una catenella e una maglia bassa, così lo agganciamo per bene. Stringiamo la codina e qui iniziamo a fare le nostre catenelle. Questo è, diciamo, a scelta, bisogna vedere in quale libro volete utilizzarlo. Io in questo caso ne ho fatte 40, quindi realizziamo 40 catenelle. Fatte le nostre 40 catenelle, ora dobbiamo creare la foglia. La foglia io ho pensato di farla come al petalo, perché voi sapete che le stelle di Natale, diciamo che sono tutte foglie, però quelle rosse e quelle verdi. Quindi da questo punto, quindi qua siamo a 40 catenelle, realizzo 5 catenelle, 3, 4 e 5. Mi chiudo nella quarantesima con maglia bassissima. Così, quindi ho fatto una solina, un cappiettino per poter lavorare anche qui il petalo. Ora cosa faccio? Sposto il filo da questa parte, giro la lavorazione così. E mi lavoro 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, entro nel cappietto e mi lavoro 6 maglie alte, 1 senza contare le 2 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2 catenelle, entro nella solina che le ha generate in tutte e due, faccio la maglia bassissima e di nuovo 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
2 catenelle, entro sempre all'interno e mi chiudo con maglia bassissima. E ho terminato la lavorazione della piccola fogliolina. Proseguiamo, mettiamo, guardate, abbiamo già la catenella nella parte dritta. Un attimino che sistemo, ecco, il filo, così ci ritroviamo tutto dal dritto e anche la fogliolina. E da qui entriamo nella prima catenella con maglia bassissima e camminiamo sempre, lavoriamo una maglia bassissima per ogni catenella fino ad arrivare nella parte iniziale. Arrivati alla fine, lavoriamo il penultimo punto. E ci chiudiamo nel punto dell'aggancio, sempre con maglia bassissima. Tiriamo il filo, lo tagliamo, facciamo passare il filo, la codina nella solina finale, così, e stringiamo. Abbiamo terminato, prendiamo un ago e nascondiamo la codina. Quindi inseriamo la codina nell'ago. Così. La facciamo passare qui nell'aggancio. Così. Quindi lo fissiamo per bene e poi la facciamo passare fra le maglie. Quindi nelle maglie lavorate per un pezzettino. Quindi questo vi conviene farlo magari con un ago. Lo potete fare eventualmente anche con l'uncinetto. Con un uncinetto magari più piccolino. Ok. E possiamo tagliare il filo. La stessa cosa facciamo con le altre codine. Qui ho stretto di più il nostro cerchio magico, quindi la nostra codina. Ho inserito l'ago nelle maglie sempre della parte centrale e l'ho passato e possiamo tagliare anche questa codina. E la stessa cosa facciamo con questa iniziale. Inseriamo l'ago e la facciamo passare in fra le maglie. Dopo aver terminato di nascondere tutti i fili, questo è il risultato, come vedete, guardate, tutto dalla parte dritto, quindi la fogliolina e qui il fiore. E sistemato il tutto, potete inserire qui al centro una perlina. Io avevo queste mezze perle che avevo comprato dai cinesi, in un negozio cinese, quindi l'ho inserirò al centro, però voi potete inserire con colla a caldo, colla per tessuti anche una perlina o più perline a vostro piacimento. Il video è terminato, spero che vi sia piaciuto e se così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulle mie pagine Facebook o Instagram Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.